Buongiorno a tutti, 1º febbraio 2019, video dal titolo La ragione dei più forti non è sempre la migliore. Questo video pa vi parla della soluzione di oggi di Gbagbo, l'ex presidente della Costa d'Avorio, da parte della Corte Penale Internazionale, la quale però dice che Gbagbo deve essere ospitato da un paese che rispetti le condizioni che la Corte deciderà poi nel testo della sentenza di comunicare. Quindi Gbagbo, questo presidente della Costa d'Avorio, venne arrestato 8 anni fa, ha fatto 8 anni di carcere all'Aia ed è assolto per insufficienza di prove. E dopo aver passato questo lungo periodo di detenzione, ma si dirà, può sempre succedere un errore giudiziario. Sì, ma il fatto è che la Corte Penale Internazionale dell'Aia sembra quasi il braccio giudiziario della legione straniera della Francia, in pratica, perché su 20-21 casi aperti, la maggior parte concerne, riguarda proprio degli africani e non solo, già precedentemente il vicepresidente del Congo, Bemba, anche lui è stato assolto dopo 6 anni di prigione. Quindi questa corte, è chiaro che uno dice vabbè, alla fine trionfa la giustizia con le assoluzioni. Ma intanto dei personaggi politici importanti dell'Africa in rivolta contro il colonialismo francese vengono tenuti fuori gioco, vengono esiliati dai loro paesi, vengono trattenuti in carcere e in pratica gli viene impedita l'attività politica, questa è la cosa importante. E quindi questa Corte Penale Internazionale di fatto diventa un tribunale coloniale. Con scopi politici, da quello che si può evincere. Ora, quello che vogliamo dire è che ci auguriamo che l'Italia decida di ospitare in asilo questo ex presidente della Costa d'Avorio, perché sarebbe molto interessante ospitarlo qua per poterci far raccontare direttamente di prima mano gli effetti del colonialismo francese in Africa, vissuti da uno che ha pagato con 8 anni di detenzione, nonostante fosse innocente. Quindi io mi auguro che questo governo, indaffarato naturalmente, a giustamente respingere tutti i clandestini, eccetera, però nel caso di Gbagbo dovrebbe fare un gesto per far vedere una buona volontà in questo senso, offrendo l'asilo politico a questo sfortunato presidente della Costa d'Avorio che è stato perseguitato da un'ingiustizia fatta con i colori della legge. Nel video vedete anche un riquadro, un altro articolo, un articolo apparso oggi sui Gilet Gialli che annunciano il 12° atto in cui parteciperanno tutti i feriti dall'azione poliziesca della dittatura di Macron in Francia, sperando che un giorno, che si avvicini il giorno in cui la Corte Penale Internazionale si dedichi davvero a perseguire i veri dittatori, che sono quelli che impongono il colonialismo agli altri, e metta sotto giudizio Emmanuel Macron. Siamo sicuri che con un po' di pazienza ci ritroveremo fra qualche anno qua a parlare del caso di Emmanuel Macron alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. E con quest'ultimo discorso vi saluto e ci vediamo alla prossima.